Good morning youtubers, ciao a tutti ragazzi, oggi siamo su PlayStation 4. Mi sono fatto prestare questo titolo, lo sapevo che prima o poi l'avrei provato. E ho fatto anche un pensierino a comprarlo per il computer, ma volevo provare, un mio amico ce l'aveva su PlayStation 4 e ho detto senti presta, me lo provo a fare due partite. Quindi ragazzi, quello che andiamo a fare è qualche partita su Call of Duty Advanced Warfare, che non è quello col cane, quello dopo. E poi vediamo un po', se riprendo il discorso potrei anche pensare di prendere il 3 dopo averlo visto alle 3, e probabilmente farò anche un video sulle 3, ma non ve lo assicuro. Quindi nulla, siamo io, il mio amico Tore, ventila, lui, ok, la smetto, e c'è anche il green screen, che lo metto qui, qui c'è il green screen, vedete. Ok, la smetto di fare deficiente, scusate, c'è un caldo della Madonna. Il ventilatore è necessario, cioè il video lo faccio ma non posso morire di caldo. Quindi nulla, andiamo un po' a vedere come ce la caviamo su Call of Duty Advanced. Brrr. Siamo in coda, eh? Aia, qualche uno sta già bello crescendo, quindi... No, dai. Ok, perfetto, Detroit. L'ho già giocata qualche volta come mappa. Allora, tenete conto che non conosco molto bene le armi di questo, anzi non conosco proprio le armi di questo gioco. E quindi ne ho scelta una dei loadout di quelli predefiniti. Corri e spara si chiamava, comunque quelle che vanno bene da vicino in sostanza. E poi vabbè, l'ho personalizzato un pochettino perché ho sbloccato, diciamo, un modello superiore di arma KF5 o qualcosa del genere, una mitraglietta comunque. Quindi tendenzialmente è meglio se rimango distante, non se rimango distante, nel senso sono effettivo con i nemici vicini, perché ovviamente ho una mitraglietta. Se mi trovo davanti uno con un fucile d'assalto a 15 metri, per esempio, succo parecchio. Ok, si inizia. Exo online, eliminare i nemici. Un'altra cosa che mi fa stranissimo è il controller, che mi servirebbe un bel po' di tempo per abituarmi ad utilizzarlo. E ormai sono abituato con la tastiera, buttiamola anche noi, non si sa mai. Vediamo se riusciamo a prenderci una kill così a caso. Ovviamente no. Questa era la mia granata. Comunque niente, bisogna prenderci la mano col controller, non è semplicissimo. No. Riesco a essere molto più preciso col mouse che col controller, ma probabilmente è una questione di là c'è un mucchio di gente, ce ne andiamo via. La finestra in faccia ho preso, benissimo, entriamo dalle scale che è meglio. È una questione di abitudine. Invece per quanto riguarda il gioco devo dire che non mi trovo particolarmente male, anzi, vedete da vicino funziona abbastanza bene quest'arma. Mi trovo abbastanza bene con il gioco, so che di solito ci si divide a se ti piace Battlefield, non ti piace Call of Duty, se ti piace Call of Duty, che schifo Battlefield, queste cazzate da fanboy, attenzione qui, attenzione qua non c'è nessuno, benissimo, tutte queste stronzate da fanboy che... Aia, dov'è? Ok, cominciamo bene. A me sinceramente mi diverte anche questo, quindi stavo pensando di prenderlo su computer. Oppure di aspettare che esce il terzo, dritto come una banana proprio, Call of Duty il terzo, Black Ops 3. Ovviamente non sto dicendo che lo sostituisca a Battlefield perché no, mi diverto di più su Battlefield che su Call of Duty, però mi diverto anche qua, se devo essere sincero. Bene. Ora sto malissimo. Come specialità adesso non so come si chiamano, perk particolare, ho messo quello che mi ridà un po' di vita. Dai, ma come si fa a spawnare di fianco però? Ho messo quello che mi dà un po' di vita sul momento, cioè mi ridà subito tipo più del 100% della vita in un secondo, quindi mi viene utile nelle situazioni in cui sto malissimo. Attenzione qua, che c'è sempre qualcuno, tranne che adesso, questo è un mio amico. Ah, ce n'è uno. Non gli ho fatto niente. Adesso arriva di qua, eh.
Siamo in vantaggio. No. Facciamo un giro. Abbiamo perso il comando. Torniamo dentro subito. Pensavo si avvicinasse un pochettino questo qui. Ah, di là c'è un mio amico, quindi. Facciamo. Eccolo! Siamo passati in vantaggio. Ti seguo. Ti seguo, vai. Oddio che laggata. Ci mettiamo qui. Non c'è nessuno. Vediamo un po' se questa bomba si sa mai. No, niente. Mi attaccano! Allora, sono qua. Azzo, quello è un cecchino. Cioè, no, 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 no. Mi ha salvato il culo tantissimo. Sono ovunque però, Mio. Sto malissimo di nuovo. Via, 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 via. Ci nascondiamo un attimino qui. UAV nemico in volo. Allora, da quello che ho capito con l'UAV nemico siamo tutti spottati praticamente, mi sa. Quindi è merda. Qui c'è una strage. Eccolo. Mio. Ora me la paghi, quindi era quella. UAV nemico, quello che mi aveva ucciso. Eccolo. No, no, no. UAV pronto. Bene. UAV alleato online. Spottiamo i nemici. Mi sa che ho fatto una stronzata perché non vedo niente nella mappa in questo momento. Dai, siamo in serie, buono. Vai, vai, vai. Assist. Aia, aia. Credo siamo in serie, siamo morti. Anzi, sono morto. Subito. Non siamo più in vantaggio. Dai, 8-4. Ci sta. Dai, però non si può avere sempre la mappa. Oh. Allora, qua c'è il mondo come al solito. Vediamo di evitare di farci fare il culo. Dov'è? È sopra questo. Eccola. Fantastico. Fantastico. Eccolo. Gli stavo per rubare la kill, odiosissima come cosa. Un altro qua. Si è nascosto, si è nascosto, si è nascosto. Un altro. Porco due. UAV in attesa. Abbiamo il controllo. UAV alleato in sorvolo. Ok. Ok, stanno arrivando tutti qui. Affinché sto nella casetta, guarda, sono tranquillo, Qui. Ma il problema è che dopo un po' che ne uccidi, quando cominci a uscire 4-5 persone che stai in un punto, poi arrivano tipo tutti e 5 a farti il culo. Proprio si mettono in fila indiana così. Allora, qua sotto ci deve essere qualcuno. Pieno proprio. Ha laggato un po' lì. Eccolo qua. Ottimo, ottimo, ottimo. Ok, piano qui. Eccolo. Goliath. Sì, sì. No, 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 no. Ditemi che lo posso riprendere, sì, vero. Sulla mappa c'è. No, 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 no. Ho preso qua il ponte. Ok, il Goliath mi sa che spara. Anzi, forse sai, quello là rosso vuol dire che ce l'ha qualche un altro, quel Goliath lì. Nemico, peraltro, abbiamo magari. Perso il comando. Ma qua ne ho visto uno, qua ne ho visto uno, eccolo lì, è entrato nella casetta. Arriva un approvvigionamento nemico. Stardo. Eccolo un altro. Fantastico, non mi ricordo il tasto dell'attacco corpo a corpo.
Oh, bene, 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 bene. Via, 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 via. Via, 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 via. Che cazzo? Circondo. Dai, buono. Non stiamo andando male, eh. Soprattutto per essere io un completo noob in questo gioco, non avere background di codista o coddaro. Non è male. Eccolo. Ciao. Quelle distante, quelle distante, quelle distante, quelle distante, quelle distante. Eccolo, ecco. Me la sono meta del tiro. UAV alleato online. UAV nemico in volo. Drone in campo. C'è un cazzo di nessuno. Quello con me. Questo no. Buono. Attenzione qua perché arriva sicuro qualcuno. Bombe. Eccolo. Buono. Ora mi la paghi. Bastardo. Ok, stiamo male, stiamo male. Eccolo, eccolo, eccolo. Un attacco corpo a corpo. Piano qui, piano. Approvvigionamento piano. Nemico no. In arrivo. Una sega di nessuno. Sono tutti dall'altra parte della mappa. Manca 55 secondi alla fine, quindi ragazzi, incomincio già a dire, non so, sarà durata anche ben 10 minuti sta partita, quindi probabile che ci fermiamo qua per questa volta. Vedo un attimino quali sono le vostre reazioni, qua non c'è nessuno. Se vi piace, ragazzi, io qualcosa vi porterei ancora, visto che per qualche giorno ce l'ho ancora io. Dite voi, se vi divertite a vedere qualche partita, anche voi non siete dei fanboy, ho finito, non siete dei fanboy... Alla base. Non siete gente che solo Battlefield, non vogliamo vedere nient'altro, non ci piace Call of Duty, fa schifo, ecco così. Io ve lo porterei volentieri perché si presta parecchio per YouTube, le partite sono molto veloci e anche abbastanza divertenti. Dai, buono come risultato. Ripeto, sono noob, quindi non state a dirmi non sei capace, sì lo so, non sono capace, ma sto imparando. Quindi ragazzi, niente, noi ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa probabile miniserie. Ciao!